Salve, sono ancora io, Pippo Patanè. Per i nuovi, cioè per quelli che non avessero visto i miei precedenti video, ribadisco, ripeto alcune cose che ho già detto. Sono medico, mi occupo di laboratorio di analisi e mi sto interessando delle incongruenze che ho riscontrato e che non solo io ho riscontrato, ma molti altri con tanti video sul web ne hanno parlato e dimostrato. Della cosiddetta aggressione a Berlusconi. L'ho trattata sotto vari punti di vista, vi rimando a questi video, adesso metto in sovraimpressione gli indirizzi HTTP di questi video e i titoli, e stavolta la voglio trattare sempre come ho fatto in altri due di questi video, sotto il profilo, diciamo, delle prove balistiche che ho fatto, cioè nel lanciare oggetti. E questa volta mi sono dedicato a simulare il lancio della mano di Tartaglia. Perché? Perché lo faccio? Perché queste immagini della mano di Tartaglia sono poco chiare. Non abbiamo purtroppo a disposizione delle immagini veramente nitide. E comunque, guardandole, ho riscontrato che c'è qualcosa di poco convincente. Questa mano scompare in mezzo alle teste della folla e non si vede con estrema chiarezza quando l'oggetto si stacca dalla mano per dirigersi verso il volto di Berlusconi. O meglio, si può anche vedere. Però se le paragoniamo a questi lanci che ho fatto io, c'è una scarsa verosimiglianza. Non lo so, forse ciascuno di noi ha un modo diverso di effettuare i lanci, forse Tartaglia lancia diversamente da me, però non mi ha convinto. Non mi ha convinto e allora ho analizzato meglio il lancio, ho visto che lui lancia con molta forza, forse io nei primi lanci che avete già visto non ci ho messo sufficiente forza e allora ho fatto altre prove. Sempre indoor, lanciando contro degli scatoli nel mio studio, un oggetto che qui vediamo, un oggetto del peso di circa 300-350 grammi, come vedete qua, e lanciandolo molto forte. Lanciandolo molto forte per vedere un po' che cosa succede quando uno ci mette la forza, proprio la voglia di colpire facendo male, come il caso di Tartaglia? E allora che cosa ho visto? Ho visto sempre che il distacco dell'oggetto dalla mano appare sempre evidente, la mano si apre, come potete vedere. Mi sono anche soffermato sul rumore. L'oggetto va a impattare contro il suo bersaglio e poi cade a terra. E si sente il rimbalzo dell'oggetto a terra. Come che si sente? Ora, nell'unico video dell'aggressione a Berlusconi in cui si sentono i rumori originali, c'è qualcosa di simile, ma molto diverso, molto poco convincente. È un rumore che non sembra un vero e proprio rumore di impatto, almeno a me dà questa impressione. Poi c'è anche il rumore della caduta, e sono due rumori. Ascoltateli. Tac e tac. Praticamente, questa cosa mi ha indotto a pensare alcune cose, no? Perché bisogna anche dire, io non credo che sia stato così. Allora com'è stato?
è stato un gioco di illusionismo. Non è difficile. Non è difficile per uno come Berlusconi, per chiunque altro. Teniamo presente che è solo un'ipotesi, intendiamoci. Se uno si deve spiegare le cose, deve anche fare l'avvocato del diavolo. Allora pensiamo che se Berlusconi ha finto, il suo staff insieme a lui, dovrebbe essere stata orchestrata qualcosa per cui un finto lancio simula un vero lancio. Allora, per esempio, potrebbe succedere, come io ho un po' la sensazione, perché la mano di Tartaglia mi sembra tornare indietro non completamente vuota, ma mi potrei sbagliare, perché le immagini, come dico, sono poco chiare, che si tratti, che so, di due oggetti messi insieme, di cui uno si sgancia e l'altro rimane nella mano, poi viene eliminato in qualche modo. Cioè un gioco, una sorta di gioco di prestigio. Ipotesi, eh? Bene, in questo caso è possibile, ho pensato, che lo sgancio comporti un rumore. E allora sono andato ad analizzare questo rumore per vedere se coincideva veramente con l'impatto sul viso. Premesso che non sono assolutamente convinto che ci sia questo impatto sul viso, e l'ho dimostrato, credo, ma solo un passaggio davanti al viso, e sembra che tutti gli elementi che ho messo in evidenza finora concordino in questo senso. E allora, stando così le cose, vediamo un po' di analizzare questo rumore. Ho utilizzato il rallentatore. Io uso due programmi. Uno si chiama Power Director, l'altro si chiama Magix Video Deluxe. Questi due programmi mi consentono di rallentare al 50% il movimento. Fatto lo stesso procedimento sul video, si arriva a un rallentamento totale, per esempio, di 8 volte in questo caso. È possibile rallentare contestualmente anche i rumori. I rumori chiaramente nel rallentamento si alterano. Come potete notare, però rimangono. Riusciamo sempre a notare qual è il momento del rumore. Allora, se è a velocità normale, noi abbiamo la netta sensazione che il rumore coincida col passaggio davanti al viso di Berlusconi. Vi faccio vedere che con un rallentamento di 8 volte il rumore precede l'impatto, o meglio, il passaggio davanti al viso di Berlusconi. Cosa significa questo? Può significare, secondo me, tre cose. Una, che c'è un difetto originale nel video, e può capitare che ci sia una leggera discrasia fra il momento del rumore e l'immagine che si riferisce allo stesso rumore. Un'altra ipotesi è che il rumore sia stato aggiunto. Operazione facilissima, io l'ho fatta tante volte, di aggiungere un rumore a un video. Chiaramente se uno aggiunge un rumore al video a velocità normale, l'importante è che il rumore sembri reale, si mette. Poi magari uno l'ha sfasato di poco, non se ne accorge, al rallentatore si vede. Altra ipotesi è che effettivamente il rumore preceda l'impatto. E questo potrebbe significare varie cose. Potrebbe dimostrare l'ipotesi che ho avanzato prima, cioè che è l'oggetto che si sgancia da un altro oggetto facendo un rumore. Non so che dire, non so cosa ho dimostrato, francamente, probabilmente niente, però credo che sia un elemento che può fare riflettere. E anche adesso chiudo salutandovi e lasciando la cosa alla vostra riflessione. Spero in un prossimo video. Arrivederci.